Ben ritrovati con lo spazio approfondimenti e interviste del format web in primo piano, 38° appuntamento, riflettori puntati sull'artista musicale pugliese, nostra gradita ospite oggi in questa occasione. Parliamo della cantautrice e conduttrice Laura Dimitri, grazie per essere qui. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Antonio, grazie per l'invito, sono felicissima di essere qui, grazie mille. Dunque, partiamo subito dalla recente uscita di un nuovo lavoro discografico, un brano dal titolo Dalla tua parte, una ballad pop rock che racconta l'amore. In che modo? Più che l'amore, racconta la fine di una storia dovuta al problema dell'incomunicabilità. Quindi è una storia che lascia quindi dietro delle cicatrici profonde e il rammarico di una storia che forse sarebbe potuta andare in maniera diversa se ci fosse stato più dialogo. Quindi il messaggio fondamentale di questo brano è parlarsi e comunicare, perché la comunicazione può salvare i rapporti. Non è un caso che dice la canzone "ero dalla tua parte" e non l'hai capito, non ci siamo capiti. Ci tieni molto a questo nuovo disco? È un punto d'arrivo o un punto di partenza? Io credo che ogni canzone sia sempre un punto di partenza, perché ogni lavoro ha una sua identità, una sua emozione, una sua specifica dinamica. E questo brano ci tengo particolarmente proprio perché è uscito in questo periodo particolare e mi ha dato la possibilità di far conoscere anche una parte diversa di me, che negli altri brani non c'era. Un brano scritto con la collaborazione di Ezio Scarciglia. In che modo si è sviluppata questa sinergia? Io e Ezio, che saluto, e lavoriamo da tantissimi anni insieme, quindi tutti i lavori che facciamo li facciamo, si può dire, in simbiosi. E a volte lui scrive i testi, a volte li scrivo io, a volte li scriviamo insieme. Nel caso di Dalla tua parte, soprattutto opera sua. E diciamo che in qualche modo siamo complementari, perché poi la parola finale spetta a me, visto che poi li devo interpretare. Quindi è un lavoro fatto insieme. Lui ha anche arrangiato il brano insieme ad Andrea Paolo Amati della P-Beat di Roma. Anche loro un importante punto di riferimento per me. I primi risultati ottenuti con questo brano? Beh, sicuramente non mi aspettavo questa risposta. Qualcuno dice che sono cresciuta, quindi per me è una cosa molto bella sentirmi dire che sono cresciuta, perché vuol dire che in qualche modo sono riuscita a dare maggiormente la mia identità e quindi sono felicissima di questo. Ritorniamo un attimo indietro nel tempo, 7 anni fa, con l'esordio discografico come cantautrice, con il brano L'immenso è da domani. Quanti bei ricordi! Beh, sicuramente è stata l'emozione più grande, perché il primo brano è sempre il primo brano. Farsi conoscere e farsi apprezzare col primo brano è sempre la cosa più difficile, è perché poi in qualche modo è il bigliettino da visita che identifica l'artista. E ci tengo particolarmente a quel brano perché è un racconto autobiografico che racconta appunto la voglia di una donna, di una ragazza, di riprendersi in mano la vita e chiudere i ponti con quella che è stata una storia che le ha fatto solo male, e in qualche modo invita a riflettere su quanto possa essere difficile il rapporto quando ci sono magari delle forme di violenza, non fisica assolutamente, ma mi riferisco anche a quella psicologica che può essere altrettanto devastante come quella fisica. Un primo bilancio del tuo percorso musicale? Beh, sicuramente al di fuori di ogni aspettativa, soprattutto considerato il fatto che io e Ezio abbiamo camminato insieme in questo percorso. Posso dire che sono poche le persone che ci hanno aiutato, ma tanti che ci hanno sostenuto. Quindi grande soddisfazione, e credo che sia un motivo per andare avanti. Le tappe salienti di questa tua irresistibile passione? Le tappe salienti? Beh, sicuramente l'enorme gavetta che ho fatto, che mi ha aiutato tanto per arrivare a fare quello che ho fatto. Sicuramente il fatto di riuscire ad essere la voce di alcune sigle televisive, tra le quali anche una sitcom su Telenorba, collaborazioni importanti come quella con Lucia Mendez, una grande artista sudamericana,
e anche se per me rimane sempre il mio punto forte, il mio piatto forte, la mia musica, perché poi essere apprezzati per le proprie cose è tutta un'altra storia. 2020, l'uscita dell'EP Il Io Come Te, tra i brani Il Senso delle Cose. Il Senso delle Cose, sì, è stato il brano di apertura dell'album Io Come Te. E anche qui è un album che racconta un po' un percorso interiore e la voglia di riprendersi la vita in mano. Ecco, Il Senso delle Cose è un invito a prendersi cura di se stessi, a credere in tutto ciò che è stato il passato, facendo tesoro dei ricordi più belli, aggrappandosi a quelli che poi ti spingono ad avere anche fiducia nel futuro, perché in qualche modo siamo sempre, chissà perché, portati a pensare solo alle cose negative del passato, invece ci sono tante tante cose belle che meritano di essere ricordate, sono proprio quelle che ci fanno pensare che non sono tutti uguali le persone. Cito un'altra canzone di questo lavoro con un titolo un po' da decifrare, La Prepotenza. Ecco, La Prepotenza è un brano scritto da Ezio Scarciglia, questo l'ha scritto tutto lui, e vanta anche la presenza di Daniele Marcelli per gli archi, nella sezione archi, già direttore d'orchestra al Festival di Sanremo, saluto anche lui. E, La Prepotenza, il titolo si riferisce proprio a quanto possa essere forte il dolore e a volte può anche sopraffarti. Quindi è appunto un dolore che in maniera prepotente ti prende dentro, però come dice la canzone stessa faccio finta di ignorare, perché in qualche modo poi bisogna anche fingere di stare bene per poi stare bene dopo. Qualche riferimento anche nell'altro brano dal titolo Valle Circolare. Beh, Valle Circolare è forse il brano che in più rispecchia la mia identità, la mia persona, perché un po' tira fuori il mio essere bambino. Fondamentalmente per alcuni versi, anche se sono una donna di 36 anni, non, in qualche modo per alcune cose non sono ancora cresciuta. E quindi è un invito a rimanere bambini e a mantenere quella parte poi genuina che ognuno di noi ha e che spesso quando cresciamo abbiamo paura di mostrare agli altri. Invece è una cosa, secondo me, meravigliosa mostrarsi anche nelle proprie fragilità. Che poi mostrarsi nelle fragilità significa anche essere forti, paradossalmente. Rievochiamo una bella soddisfazione nel 2016 per il contest del meeting delle etichette indipendenti con la canzone Chi siamo. Beh, Chi siamo in assoluto è il brano che più mi ha portato fortuna. Ho vinto un sacco di contest anche al di sopra di ogni aspettativa. In maniera particolare ho vinto questo contest del MAI, Movimento Artisti Indipendenti, in collaborazione con il MAI di Faenza. E l'ho vinto confrontandomi con tanti artisti meravigliosi, alcuni di loro anche li conosco, e che scrivono veramente pezzi molto ma molto belli. E quindi in qualche modo mi sento quasi in imbarazzo ad aver vinto nei confronti di tanti artisti che hanno anche alcuni molta più esperienza di me anche in termini di scrittura, e mi ha catapultata in questa dimensione del MAI di Faenza che non mi aspettavo, insomma, quindi grande soddisfazione. Emerge un filo conduttore, l'intimità dell'essere umano. Certo, non è un caso che il disco si chiama Io Come Te. Io come te soffro, io come te sorrido, io come te ho le mie difficoltà, perché in fondo al di là dell'estrazione sociale, al di là delle nostre differenze, siamo tutti accomunati da un comune denominatore, che è la fragilità. Ognuno di noi ce l'ha, c'è chi la mostra, c'è chi non la mostra, chi ha paura di mostrarla e chi no, però è proprio nei momenti bui in cui bisogna trovare la forza per andare avanti. Ecco, Io Come Te rappresenta proprio questo. Restiamo in tema. Come si è sviluppato questo cosiddetto viaggio introspettivo? Beh, diciamo che è stato un po' involontario, perché in qualche modo quando si scrive si tira fuori le proprie gioie, le proprie fragilità, ma anche i propri malesseri. E scrivendo, dovendo chiudere il disco, ci siamo resi conto che in qualche modo
tutti i brani combaciavano tra di loro e tiravano fuori le nostre esperienze, le nostre cicatrici, quindi in questo senso l'intimità dell'essere umano racconta proprio la quotidianità a livello emotivo, non a livello diciamo di esperienze che si vivono, ma solo a livello emozionale, insomma. Nel percorso artistico musicale di Laura Dimitri merita sicuramente una citazione, una menzione anche la tua vocal coach Giulia Petruzzi. Sì, Giulia è stata un importante punto di riferimento per me. E, mi segue da tantissimi anni e io le voglio molto bene, non è solo per me un'insegnante, ma è come una sorella. E abbiamo un legame speciale e quindi io la ringrazio per aver creduto in me, aver insistito, e, perché io sono un po', delle volte sono un po' insicura. Ecco, quindi lei invece mi spronava e diceva: tu questa cosa la puoi fare, tu la sai fare, ed era proprio quello che avevo bisogno di sentirmi dire. Nel tuo palmarès spiccano anche collaborazioni internazionali. Beh sì, avevo nominato prima ad esempio Lucia Mendez, Davi, un altro carissimo amico oltre che artista eccezionale. E anche quella era un'esperienza che non mi aspettavo, soprattutto con Lucia, che io da piccola guardavo insieme alla mia mamma le sue telenovelas che andavano in onda su Telenorma, perché qui in Puglia è conosciuta soprattutto per quello, ma lei ha fatto tantissime cose, ha recitato anche con Anthony Quinn, per dirne una. E ritrovarmi sul disco con lei e come corista, beh, a volte dici la realtà supera l'immaginazione. Citiamo un ricordo sicuramente piacevole. Nel 2019 l'apertura di un concerto del gruppo Le Vibrazioni. Ecco, anche questa un'esperienza che non mi aspettavo. Soprattutto considerando poi che come genere musicale sono un po' lontana da loro. Quindi anche questa una grande soddisfazione e soprattutto mi sono sentita piccola così, perché insomma loro sono un gruppo grandioso con un grande impatto scenico e io mi sono sentita piccola, però abbiamo portato a casa anche questa cosa. Come ti immedesimi nel motto crederci sempre, arrendersi mai? Beh, io credo di essere proprio l'emblema di questo. Perché non mi sono mai arresa, ho sempre creduto nei sogni, anzi invito tutti a credere nei sogni e non lasciamoci mai dire dagli altri che una cosa non la possiamo fare, perché quello è l'antitesi poi di tutto quello che può succedere e in cui uno poi rinuncia. Dobbiamo prima credere in noi stessi e credere nei nostri sogni, poi quello che verrà, verrà, non è detto, come direbbe Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, però se non provi, se non giochi non vinci. Per vincere bisogna anche giocare, mettersi in gioco, fare sacrifici e capire che non sempre questi sacrifici vengono ripagati, però sicuramente quello che provi durante il cammino è la cosa più importante, che ti porterai sempre nel cuore. Apriamo una parentesi, sei anche un'apprezzata conduttrice di RTM Canale 95 del programma con ospiti Tratti e Ritratti, un'esperienza intensa e gratificante. Beh sì, era la prima volta che mi trovavo a fare la conduttrice, in realtà io sognavo più stare in radio, l'ambiente della radio, ma per un semplice motivo, perché a scapito di quello che si può vedere in apparenza non ho un buon rapporto con le telecamere, sono sempre un po' imbarazzata e quindi da questo punto di vista Tratti e Ritratti mi ha svezzata, mi ha aiutata ad avere un rapporto diverso con la telecamera. Ma soprattutto avevo una grandissima voglia di parlare di arte, di parlare di cultura, di parlare di intrattenimento, far conoscere tantissime realtà che abbiamo in Italia e soprattutto al sud, mi permetto di dire, che spesso non hanno i giusti spazi, però sono delle eccellenze, degli artisti meravigliosi. E ho voluto fare questo progetto, questo programma, questo format, proprio in un periodo difficile per l'arte, dove tutti a causa della pandemia e delle restrizioni siamo rimasti a casa, non poter fare presentazioni di libri, non poter fare concerti, non poter fare nulla. Voleva essere per me una carezza agli artisti e spero di esserci riuscita nel mio piccolo. Laura, una curiosità, qual è il complimento più bello ricevuto finora come cantautrice e come conduttrice? Beh,
come cantautrice, non un complimento, ma vedere una ragazza piangere di fronte a un brano che avevo appena cantato. E quindi l'ho emozionata, quindi vuol dire che si è identificata, gli è arrivato qualcosa sia nel testo sia nella mia interpretazione. Quando invece nelle varie serate, posso dire due esperienze mi hanno particolarmente emozionato, anzi forse tre. Una bambina che mi ha chiesto l'autografo, e una bambina che mi ha abbracciata durante un matrimonio, avevo appena finito di cantare ad un matrimonio, e nulla, e poi una signora che mi ha detto la tua voce mi avvolge come un abbraccio. E posso dire che i bambini mi adorano quando canto, non lo so perché, ma sono felice di questo, perché i bambini di solito sono la bocca della verità. Quindi se i bambini mi apprezzano, io ne sono felice. Sei di Manduria, provincia, sì, di Taranto. La tua terra, la tua gente. Manduria è un paese controverso, nel senso che è una città bella, fatta di tanta bella gente, però è stato anche un paese sfortunato sotto alcuni aspetti strettamente legati alla politica, ma non ci addentriamo adesso in discorsi che è inutile affrontare perché sarebbero troppo lunghi e dispendiosi. Sicuramente ha tanto da offrire e sicuramente dovremmo imparare noi stessi anche a darle più valore, perché io credo che Manduria abbia tanto valore, abbia tante eccellenze da valorizzare. E poi abbiamo il nostro vino il primitivo di Manduria, che sicuramente mi permette di dire non hai uguali, quindi è un territorio bello, ma anche pieno di difficoltà, che spero tutti insieme riusciamo a superare prima o poi. A tuo modo di vedere, cosa manca in Puglia? Cosa manca in Puglia? Forse un po' più di amore verso la propria terra, perché a volte... ma credo che sia più un problema italiano, non della Puglia. Siamo troppo portati a dire che l'erba del vicino è sempre più verde e non va bene. Dobbiamo imparare ad amare di più ciò che siamo, ciò che abbiamo da offrire, perché dobbiamo credere prima noi nel nostro valore. Quindi credo che questo fondamentalmente manchi. Complicazioni per un artista del sud? Beh, sicuramente non è un territorio che offre possibilità come può offrirle una grande città, quale può essere ad esempio Roma, quale può essere Milano. Sicuramente già solo fare un provino ti tocca spostarti, ti tocca collarti delle spese, quindi ci sono tante situazioni, anche i salotti culturali, anche ci sono delle cose che ancora bisogna lavorarci secondo me. E quindi fondamentalmente gli aspetti negativi sono questi, però c'è un grande fermento, questo possiamo dirlo, c'è un grande fermento, tanta voglia di fare, e vedi proprio negli occhi degli artisti del sud la voglia di emergere, la voglia di combattere nei sogni. Questo, mi permetto di dire, è una cosa che ci contraddistingue. Ci avviamo alla conclusione di questa interessante intervista. Sei leader della band Laura e la Radio. Un accenno a questo progetto. Laura e la Radio è una band che si chiama proprio così, perché oltre a proporre i miei inediti, è anche una band che raccoglie i brani più ascoltati nelle radio negli ultimi 10-15 anni. Il pop è per me, io sono un amante del pop, l'ho sempre amato, oltre alla musica cantautorale in generale, e mi piace molto la musica italiana, quindi tendenzialmente su Laura e la Radio c'è un discorso molto di punto legato alla musica italiana. Ci sono dei musicisti straordinari, Zio Scarciglia, vabbè sarò di parte, poi c'è Peppe Scarciglia, che ha lo stesso cognome ma non è un parente, anche lui un grandissimo chitarrista, Maurilio Mimmi al basso, Giampiero Tripaldi alla batteria, che tra l'altro è quello che anche ha registrato sul brano Dalla tua parte. Musicisti turnisti che hanno un talento strepitoso e che io saluto e gli voglio un mondo di bene, quindi ciao ragazzi. Dunque, riporto una frase a te familiare di Carl Gustav Jung: chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Ecco. Beh sì, diciamo che è stato un po' il punto cardine di Io come te.
Guardarsi dentro comporta molto sacrificio, molta fatica, e spesso dolore e sofferenza, però ci si sveglia perché si capisce come va il mondo, si capisce come va la vita, ma soprattutto si impara a conoscere se stessi. È una sfida difficilissima che io combatto ogni giorno. Conoscersi è la cosa più bella, perché poi ti aiuta anche a vivere meglio con gli altri. Stai lavorando a un nuovo album di inediti, puoi anticiparci qualcosa? Sì, è un album che sarà aperto appunto da Dalla Tua Parte, il singolo che è uscito quest'anno. È un album che tirerà fuori tante emozioni. Un brano in particolare, questo non so se lo posso dire, ma ricorderà una persona molto cara, Ezio. Quindi anche questo sarà un brano molto che credo attirerà l'attenzione dal punto di vista emotivo. In ultimo, qual è il tuo grande sogno? Il mio grande sogno, che la musica, in maniera particolare ovviamente la mia, possa curare l'anima. Perché oggi soprattutto i social sono la dimostrazione di quanto si dia troppo peso a quello che è l'involucro e poco a quello che c'è dentro. E invece bisognerebbe dare molta più attenzione a quello che si ha dentro, perché la bellezza passa, quello che abbiamo dentro rimarrà per sempre. Quindi credere in quello e imparare, insomma, a volersi più bene. Bene, io ringrazio di cuore Laura Dimitri, augurando ovviamente le migliori fortune. Grazie. Termina qui il 38esimo appuntamento con In Primo Piano Format. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Ciao, grazie.